combattuto anche in te, hanno messo solo la massima parola. Ok, signori, cominciamo con la presentazione. Nel 1984 un evento, un lampo di genio, colpì un uomo speciale che era destinato a creare qualcosa che avrebbe cambiato la storia della cinematografia e del mondo. Non è Rocky. Comunque, un grande uomo. Una persona geniale, un uomo superiore, un superuomo, se vuoi dire. Non è Rocky, Corrado, basta! Quest'uomo, maledetto, a sto punto, scrisse un film, una sceneggiatura, che parlava di quattro uomini che non avevano paura. Quattro uomini a caccia di fantasmi, che sono arrivati per credere in voi e per rispondere all'eterna domanda che se qualche volta piove merda e qualcuno deve metterci l'ombrello, e chi chiamerai? E chi chiamerete? Ghostbusters! Iron Man, mandatelo! Dai ragazzi, vi presento lo stand di Ghostbusters Italia! Fatemi un bel applauso! È bellissimo vedervi così numerosi e pazienti con i nostri ritardi, anche in senso di tempo, perché i nostri ritardi ce li abbiamo qua. Quest'anno procederemo con una presentazione per un evento eccezionale, una cosa mai provata prima, mai vista in tutto il mondo, nell'universo, nelle varie galassie, a Gotham City, che c'è l'otto. Bene, Michele. Dove li chiede? È qua? Mirko, ci siete tutti? Chiedi ragazzi gentilmente di farsi leggermente indietro perché procederemo con la presentazione del nostro progetto segreto speciale diabolico. Vi devo chiedere di tenere una certa distanza e possibilmente convogliarvi davanti allo stand, perché chi sarà a lato purtroppo non potrà vedere. I più alti si abbassano, i più bassi si alzano. Salta ragazzi. Bene, si va ad incominciare. Signori e signori, oggi assisterete all'anteprima mondiale di un esperimento mai provato finora, e fino a qua ci siamo. Da un'idea nata dalla stupefacente mente dell'ineguagliabile dottor Igor Spengler, un altro applauso per cortesia per Igor, no? Il nostro dottor Gush, che vedete qua nascosto dietro questo bel telo, con una squadra di nostri colleghi del distaccamento di Londra, il dottor Fab, Daniel Crook e Antonio Milo, sono riusciti a realizzare un grandissimo progetto. Signore e signori, è con immenso piacere che oggi Ghostbuster Italia vi presenta il Paranormal Containment Research Tank, o più semplicemente Ghost Tank, la gabbia. Alle prime domande ovvie, no, non è una lavatrice nucleare, non è una forno a pellet, è un ghost tank. Come si chiama? Ghost tank. Bravissimi. Allora, questo sofisticato apparecchio, mediante una complicatissima procedura, è in grado di prelevare dal dispositivo di stoccaggio un'entità ectoplasmatica che verrà ovviamente trasportata al suo interno al fine di poterla studiare. Per problemi di sicurezza oggi manterremo l'entità al suo interno solo per pochi istanti, perché non sappiamo realmente cosa potrebbe accadere. Avete presente la storia del incrociare i flussi, inversione di particella, esplosione, insomma. Bene, la manteremo per solo pochi istanti, che saranno però sufficienti per dimostrarvi che i fantasmi esistono davvero. Allora Mirko, io direi che potremmo importare, chi dici di importare Mirko? Chi è che potremmo importare? Dai, ce l'ho io quella giusta. Allora, tra pochi istanti importeremo la prima entità che fu catturata da Raymond Stantz, Ingo Spengler e Peter Venkman ben 30 anni fa. Qualcuno sa dirmi qual è? Slimer! Siete informati? Bravi! Che dici? Faccio anche dire due compagni con lo zaino protonico
parte che non si sta mai complimentando. Forse è il caso, dai, organizzo. Direi un due compagni qua di fianco. Un paio di Goldbusters pronti. Per mantenere un attimino la situazione sotto controllo. Non si sa mai, essendo la prima volta potrebbe succedere qualcosa. Uno di qua, uno di là. Ok. Bene, vi chiediamo solo un minimo di collaborazione e un po' di silenzio. Pazienza, visto che è la prima volta che viene eseguita questa procedura e quindi non sappiamo cosa potrebbe succedere. Vi ricordiamo, molto importante, che è assolutamente vietato scattare fotografie col flash. Mi raccomando, niente flash. Fare movimenti bruschi, provocare slime, che ce l'ho con te, perché so che... Provocarlo, mostrarlo di cose da mangiare, all'appeso se volete... c'è il nostro Jonathan là dietro che è ben lieto di accogliere le vostre donazioni di cibo, panini, birra e quant'altro. Guardare Slider direttamente negli occhi, anche perché questo potrebbe causare ipnosi, demenza, nausea, diarrea e in qualche caso impotenza. Bene, si sconsiglia la visione a persone sensibili o deboli di cuore. È opportuno invece mantenere una certa distanza, spegnere i cellulari, le uscite di sicurezza sono là, lì e... Boh, vabbè. Possiamo continuare e che Dio ti assista. Mirko! Vai con l'acqua le polle! Dai! Bene! Scusa caro! Siete pronti? Sì! La madonna! Sì! Facciamo finta di essere a una riunione di condominio. Siete pronti? Sì! Bravi! Bene! Ma mi sembra un di condominio così. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Errore nel sistema. Cavo UPS non rilevato. Verificare procedura di collegamento. Errore nel sistema. Cavo UPS. Può capitare che sia la prima volta che una roba del certo. Se per cortesia mi chiamate sì. Mirko, no certo, lo so, Mirko. Lo so. Mirko. Sì, sì, l'ho spento il frigo. Sì, l'hai sì. Spento il frigo. Sì, sì. Anche il gas l'ho chiuso. Mirko. No, la lavatrice, solo chiuso il rubinetto della lavatrice. Mirko! Mia moglie, aspetta che. Ah, tua moglie? Sì, sì, non sì. Non c'è sì. Ciao, tutto bene, sì. Abbiamo fatto una leggerissima figura lì. Perché non avevo una telefonata importantissima, mi sono scordato di inserire il connettore per far funzionare. La lavatrice si allaga la parte. Attaccare. Ti conviene di usare i guanti perché dietro là ci sono. Siamo anche a fantasmi, non abbiamo. Ci sono 10.000 volte là dentro. 10.000 volte. Ma la chiudiamo spesa. No! Basta! E di non fare il solito, sai che per il allora, cuore. Buona! Dai ragazzi, continuiamo che abbiamo già fatto questa figura anche in guanti. Basta! Ok! Sono qua, sono qui. Dammi guanti. Sono là col telefono adesso. 10.000 volte non sarà mai. Pronto, ci sei? Dai, ci sono. Pronto? Allora! Procediamo. Ma che guanti? Ehi guardi! Dai, allora possiamo continuare il test. Volevo dirti che non sarebbe finito il processo perché c'è da attivare il ciclopass che è quell'interruttore là dietro al relè. Sì, sopra la scatola del convertitore di ioni. Dove c'è il cavo? Dove c'è il cavo giallo e verde tutto spelato. La scritta. I guanti se vuoi. La scritta 10.000 volte. I guanti. No, io c'è qua per figura, non mi assumo responsabilità. Ascolta. No. Ma che guanti, dai, siamo con sbassa, non abbiamo paura di niente. Vado, Quando ho spelato? Sì, va bene. Un attimo, sì. Vai. Il film è la mia ragazza, come cosa che sono lì. No, era tendenza, sì. Vado! E ancora una possibilità, metti i guanti. Sì.
dai, è il filo, quello della la torta basta. È collegato. Meglio mettere guarda. Ok. Magari dopo un momento qua. Bene! Possiamo procedere? Cos'è la mancia? Contro la rovescia vai! Contro la rovescia vi scozza se iniziamo dal 5! Meglio! 5! 4! 3! 2! 1! Basta, tiralo dentro.